Formazione schierata a destra e a sinistra del direttore di gara. I padroni di casa con la maglia rossa rispondono. Il Genzano con la maglia crociata, stile Parma. Tutto pronto qui da San Cesario, appunto, per questa Juniores. Quinta giornata di campionato, ripeto, con lo Sporting San Cesario che si trova primo oggi in maglia rossa per lei. Si parte. Lo spazio, prova a superare una linea con questi passaggi, a cercare Pieri sulla sinistra, allarga il gioco per Lazzarini, punta di netto Bianchi, lo sorpassa Lazzarini, ancora va, viene però ostacolato molto bene dal numero 8 che gli fa perdere quel tempo, quello che serve per il passaggio, anche se la palla rimane comunque in possesso del San Cesario che ha iniziato bene la partita con questo pressing offensivo. Intanto Febbi, bella la giocata ancora per Lazzarini, palla fuori, arriva la conclusione prima della partita per Minati. Palla alta, lo Sporting San Cesario sembra essere entrata bene nel match, difendere però ancora la porta oppure un'eventuale ripartenza. Intanto questo allone in mezzo, vediamo se può saltare il numero 5 che si ritrova solo, è la prima occasione della partita. Savoretti sblocca il match al minuto 5 e 26, quindi Don Bosco passa avanti. Allegretti prova la giocata ancora qui sul mancino, è brava a superare di netto ancora Bianchi, pallone in mezzo dove c'è Primavera che controlla, vediamo se riesce a liberare il destro, lo fa, la palla è sporcata, ancora Vitiello che si gira con il mancino e c'è il grande recupero ancora di Bianchi, si salva ancora una volta il Genzano. Direttamente lui alla fine ha passato il pallone, hanno perso forse quel tempo che serviva per poter battere la rete, comunque rimane in attacco lo Sporting San Cesario ancora con questo calcio d'angolo. Vitiello sul pallone ancora a buttarlo in mezzo, salta altissimo il numero 5, la palla rimane lì, riesce a liberare la difesa, batti e ribatti, può arrivare a Febbi che non colpisce bene, anzi malissimo direi, si fa vedere in contropiedi ma Vitiello sembra intenzionato, infatti lo fa a servire in mezzo di testa, salta il numero 4, la palla rimane lì, alla fine arriva forse il gol assegnato, non so se la palla ha varcato nella conclusione che ha fatto proprio il numero 4, quindi gol assegnato a Pusca. Prova la giocata di prima per il movimento ad inserirsi di Pieri. Comunque sono davvero ben posizionati in campo i giocatori di casa, recuperano subito il pallone, palla che da sinistra adesso arriva a destra, ancora lungolina a cercare Vitiello, buono il controllo ma anche ottimo lo spunto, lo strappo del numero 10, tenta la giocata, fine imbucata per Primavera, potrebbe calciare ancora ma arriva la chiusura del difensore. Allegretti sul pallone, parte il numero 5, palla che passa al di là della barriera e c'è il gol quindi del vantaggio, torna avanti adesso lo Sporting San Cesario, anzi ribalta la situazione al minuto 35, meritato comunque questo vantaggio, 2-1. Allegretti si appoggia a Pusca, verticale per Vitiello qui sulla sinistra, ancora Vitiello è bravo a prendere metri, a superare di netto l'avversario, ancora Vitiello entra in area di rigore adesso, lo fa servendo ancora Primavera che si gira, il numero 9 va a calciare, anzi no, fa una finta, alla fine scarica per Lazzarini con il mancino e c'è il gol del 3-1, allunga quindi lo Sporting San Cesario al minuto 39, adesso davvero sul velluto la formazione di casa, quindi è bravo ad Allegretti addirittura a girarsi e far ripartire subito l'azione appoggiandosi a Pieri, torna da Gaffieri ma adesso continua ancora a non buttare via il pallone, torna addirittura da Mottola, va lui al rilancio adesso Mottola, cosa un po' anomala ma riesce comunque a servire ottimamente Lazzarini che passa dietro alle spalle dell'avversario, ancora Lazzarini si porterà sì infatti il pallone sul mancino, fuori per Vitiello, controlla il numero 10, alla fine va la conclusione, palla che si alza, peccato perché meritava il gol anche lui. Ancora un pallone conquistato, ci prova ancora Vitiello, vediamo che se prova, no, invece alla fine serve Minati sulla destra per Lazzarini, la versione regolare del numero 7, in mezzo per Primavera che sottoporta, non trova il tapin vincente, palla che si alza, batte velocemente a servire ancora il portiere, attaccato da Primavera, un po' in affanno, si appoggia a Savoretti, che è bravo a tirare il pallone addosso a Lazzarini, palla che quindi esce, e su questa azione arriva il duplice fisco del direttore di gara, si va tutti negli spogliatoi, magari a riposarsi un po' per il San Cesario e farsi magari una chiacchierata qui per il Don Bosco di Genzano. 3-1 il punteggio, vince la squadra di casa meritando totalmente quello che sta accadendo in campo. Ci prendiamo una pausa anche noi, ci vediamo dopo. Tutto pronto per iniziare con questo secondo tempo, la partita quindi può riprendere, sembrano
quasi gli stessi effettivi di inizio gara. Riparte adesso Celtic San Cesario con Vitiello, anzi no scusate, il numero 20 Zoppitelli. Pallone fuori per Febi, intanto verticale a cercare ancora il compagno di squadra. Siamo sulla destra, ancora Zoppitelli, controlla con il mancino, prova l'altra versione in mezzo, vediamo al volo la conclusione di Febi e c'è un gol spettacolare qui del 4-1. Arriva infatti l'applauso giusto della tribuna, davvero un grandissimo gol per il centrocampista con il numero 6. Continua quindi ad aumentare il divario fra le due formazioni, intanto ancora con Vitiello che ci prova in area di rigore, serve Zoppitelli con il mancino, arriva il gol anche del 5-1 subito, quindi due gol in un minuto. Adesso allunga davvero, rischia di subirne tanti il Don Bosco Genzano. L'ha trovato in offside, ma lo stesso ancora Zoppitelli è bravo a servire Vitiello, vediamo se riesce a trovare la gioia personale, anzi no, serve il numero 14. Arriva la battuta, palla sul palo, carambola sul portiere, alla fine riesce in seconda battuta lo stesso Capuano a ritrovarla, ci ha provato a Volivolo che per poco non segnava il primo pallone toccato. Ancora in attacco Vitiello a smistare l'ennesimo pallone della partita, palla fuori dove arriva il tiro e anche il gol del numero 16, gol di Ferretti che va ad esultare qui sotto la tribuna. Il capitano dello Sporting San Cesario sul pallone per battere questo rigore, parte Pusca, tiro spiazzato nettamente il portiere, gol del 7-1. E su questa azione arriva il triplice fischio del direttore di gara, vince lo Sporting San Cesario, una partita dominata su tutti gli aspetti, 7-1 è il punteggio, parla chiaro, da rivedere sicuramente invece il Don Bosco Genzano. Da Live Sport Academy è tutto, ci vediamo la prossima settimana.